che i pregi di questa riforma fanno dire che è una riforma positiva perché fa fare un passo in avanti al Paese. Poi è ovvio che trovarsi d'accordo sul no a qualcosa è molto semplice, trovarsi d'accordo su un sì alternativo è molto più complicato, perché vuol dire mediare, rinunciare ciascuno a una parte delle proprie convinzioni, dell'idea di perfezione che si ha della Costituzione e della riforma.